fotografia di una curva che rimarrà nella storia. Il Verona ha vinto lo scudetto, lo ha fatto dopo 90 minuti di calcio, forse soltanto accademia, comunque sufficienti per coronare un sogno che è diventato la più bella realtà del calcio nazionale. Abbiamo visto le immagini dell'apoteosi, quelle almeno immediatamente successive al fischio di Boschi. Adesso entriamo nel vivo della partita. Subito è l'Atalanta a forzare la mano nel tentativo disperato e forse un pochino presuntuoso di fare lo sgambetto alla capolista. Manca comunque l'Atalanta al bersaglio e poi è il Verona che si ripresenta con Fanna su punizione. Deve mettere i pugni, Piotti, per evitare la beffa. Ancora l'Atalanta che insiste. Una botta da lontano del capitano Perico che fa le prove per quello che sarà il gol doccia fredda. Di nuovo l'Atalanta si rovescia nella metà campo del Verona. Dal fondo Rossi, il libero dell'Atalanta, batte al centro per il colpo di testa mancato da Vella. È un momento buono per i nero-azzurri di Sonetti. Prova l'avventura da molto lontano con il numero 9, Magrin. Gioca bene al centro del campo l'Atalanta e riesce a tenere in scacco per almeno una buona mezz'ora i veronesi. Questa conclusione però senza arte né parte, finisce alta sopra la traversa di Garella. Si scuote finalmente la squadra gialloblu e Brighe a menare la danza, prova l'incursione e poi decide per l'appoggio laterale a Tricella che batte al centro, sfiora la palla di testa a Calderisi e poi Brighe, che si ritrova la sfera sulla testa, non riesce con convinzione a battere verso Piotti. Di nuovo l'Atalanta, il traversone di Vella direttamente sul fondo, comunque preso prima che esca dalla linea da Garella. Ancora il Verona, si scatena o almeno ci prova Fanna, ma viene fermato da Gentile. Gentile però perde l'attimo buono per il controllo, arriva il Chier dalle retrovie e bisticcia col pallone che spedisce lontano dalla porta di Piotti, da comodissima posizione. Ecco il gol. Donadoni, splendida l'incursione da sinistra e il colpo di testa di Perico. È l'1-0 che fredda l'entusiasmo dei 20.000 sugli spalti del comunale bergamasco. Il Verona prova da subito a ristabilire la parità. Mischia furibonda davanti a Piotti con quattro veronesi nell'ordine Brighe, Elchier, Marangone e Fontolan che mancano la facilissima occasione. Ripresa. Il Verona si riporta subito in avanti, prova a schiacciare nella metà campo i padroni di casa e Calderisi per una prima incursione fermata in malo modo da Magno Cavallo. E allora è Brighel che riprova da lontano un sinistro Galeotto che non trova il bersaglio. Poi l'Atalanta, siamo al quarto nella ripresa, un tiro di Agostinelli regalato alle stelle che meritava senz'altro miglior sorte. Eccoci al momento del Verona. Ancora il Fanna che si distende sulla destra, si ferma forse per convergere al centro, ma viene fermato in modo molto dubbio da un difensore atalantino. Eccoci al gol, Fanna dalla destra batte al centro, si accende una quasi mischia davanti alla porta di Piotti, arriva dalle retrovie Volpati, poi Galderisi, la torre, l'appoggio per il Chier, botta di sinistro, un fulmine, letteralmente un fulmine, a bucare le mani di Piotti che non può nulla. Si accende questa volta l'entusiasmo dei 20.000 a Bergamo che preparano a questa maniera la discesa verso il primo scudetto nella storia del Verona. Ma manca ancora qualche po'. E comunque il Verona che ha ben salde a questo momento le redini della contesa. Un Verona finalmente autoritario, determinato, convinto del fatto suo. Esce Garella a mortificare le pretese degli avversari e poi di nuovo Marangon che ispira in profondità per l'incursione di Volpati. Il lancio in avanti che finisce però direttamente fra le braccia di Piotti. Manca pochissimo all'apoteosi. 31esimo, prova in extremis l'Atalanta, ma deve ricredersi subito dopo Perico per questo tiro che davvero non era nemmeno calibrato. E poi al 38esimo una conclusione da lontano di Magno Cavallo, si chiude così, ma valgono molto più queste immagini di una curva festante, in pratica la curva che replica quella che è sempre stato il tempio consacrato della tifoseria gialloblu al Bentegodi, la curva sud, meritano l'applauso loro, ma merita la...